Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo terzo, dico terzo, episodio di Book of Demons. Ma dove siamo? Ma dove andiamo? Pronti di nuovo per tornare nelle catacombe, in realtà per andare a farci menare di brutto. No, in realtà farci menare di brutto fino a un certo punto, verso abbiamo anche un'armatura, abbiamo un amuleto del mana, quindi dovremmo essere un po' più power. Cosa vuol Ah, dire su questa upgrade card? Sulle... No, niente, abbiamo visto che non ci interessava niente. No, no, grazie, non compro niente. Non compro niente. Andiamo qua. Sì, ok, due livelli li abbiamo fatti. Siamo qua. Siamo neanche a un quarto della strada per andare giù alle catacombe. E farei un 14 minuti. Ci sta, dai, tanto abbiamo 14 minuti più di registrazione. Sì, vada così. Come si può? Dove si può? Finché si può. Niente, affrontiamo questa roba qua. Ci sono un sacco di mostri nuovi e un sacchissimo di mostri. Vediamo un attimo se riusciamo a fare tutto. Dungeon generated. Ah, cioè qua ci sono dei suggerimenti che possiamo. Ok. Va. No, cos'è? After being used, quickly click on the titled card to fix them. Ok. È una fiera del click, insomma, questo gioco. Allora, vediamo un attimo. Advanced movement. You can hold your position and disable auto attack by holding the hold button. Shift by default. You can highlight all objects using Alt key. Or toggle it using caps lock. Ok. You can also move using WASD keys. Old keyboard controls can be remapped. Ok, ci posso muovere anche qua. Ups. Vieni qua, sì, dai, andiamo di qua. Ma è questo? Ah, era finto? Che fregatura, era finto. No, gli arcieri no. Oddio, chi è tutta sta gente? Porca miseria. Via, via, via. Bestia, che danni. Possiamo provare ad andare oltre, speriamo. Uno dovrebbe farli morire tutti, invece no. Beh, gli altri sono immuni, ovviamente. C'è quello dall'altra parte, perché ce l'ha con me? Scusatemi. Ma perché ce l'ha con me quel ragazzino? Oddio! Questo si è risvegliato. Sono messo abbastanza male, torniamo dietro la fontana. Porca miseria! Datemi della vita, life. Ok. Molto meglio così. Vediamo un po' ora. Là dietro c'è il mega boss, ma non vorrei affrontarlo ora il mega boss. Vorrei prima finire questa strada, insomma, per vedere. Credo che siamo arrivati a un fondo cieco, sì, direi proprio di sì. Ritorniamo in su. Ah, ma qua c'è ancora la fontanella. Si è esaurita quella fontanella? No, beh, andiamo di qua. No, aspetta, si è svegliato sto gargoyle del manga. Ah no, ci sono dei cuoricini. Ok. Bisogna fare attenzione anche ai cuoricini per terra, quindi. Ok,
fai dei danni un po' a tutti, per piacere. New gossip in town, ok. E quello l'abbiamo tirato giù. Sapevo. Ok. Era abbastanza prevedibile. Master Bone Collector abbiamo ottenuto come achievements. Oh, qua c'è una porta che ci porta da un'altra parte. Una porta che ci porta, vabbè. Avete capito? Una porta che mena da un'altra parte. Che mena, oddio, in che senso? Abbiamo un attimo. Scavigli 100 scheletri e ci sta. Abbiamo fatto. Oh, chi è quello? Tutta sta gente, porca miseria. Ah, sono 6 di livello. Fortuna. Così non devo neanche recuperare la vita. Ah, però dovrei dare gli attributi magari un attimo. Mi fate assegnare i punti. Level up 1 e 1, 2 andrei. Così che magari poi posso equipaggiare della roba più power. Visto che abbiamo visto la... cioè, avevamo notato l'altra volta che non è successo niente. Avevamo notato l'altra volta che possiamo equipaggiare la roba con il mana, quindi... Aia! Mi ha fatto del damagino lo stesso. Qua abbiamo visto tutto, ci sono tante fontane se ci fosse la necessità. Ma io andrei in là a vedere prima la porta. Dove ci porta quella porta che parta pur. No, com'è che era? C'era uno scioglilingua. Che non importa aprire la porta, parta pur. Cos'è sta storia? Ma no! Oh! Rabbia, volevo usare una pozione. Your tombstone to retrieve your lost goods. Each time you die, your lost goods will be moved to the new tombstone. Ok, Show Hall of Fame vuol dire che adesso mi diranno, wow, sei proprio schifosissimo. No, dove sì, ho capito, dove sono? Sì, cos'è? Allora, ma che, sì, però, scusatemi, cosa... Devo parlare con questo? Heavens for hearing my prayers and sending us a champion of light. I shall aid you in your struggle to the best of my limited abilities. Come to me should you need remedies for ailments of body or soul. Yet you should remember it is no small task to face the legions of evil. You must shield yourself with faith. There is no better protection. Darkness. If you allow yourself to falter, you shall become defenseless and even risk losing your immortal soul. I saw what happened to those who went astray in their spiritual vocation, and no, it's better not to dwell on such things lest darkness overcome us.
Ok, spero che abbiate sentito bene quello che ho detto fino adesso, perché il microfono era abbastanza lontano, quindi spero che abbia catturato bene la mia voce nonostante fosse distante. Lo vedrò in fase di editing, spero di non dover buttare tutto a mare, quanto fatto fino adesso. Allora, quindi abbiamo incontrato questo nuovo tizio che ci diceva, beh, che la fede è la roba più importante del mondo. Ah, possiamo switchare velocemente su questa gente qua? Ok. Sì, un po' più calmina. Ah, le carte che non avevo addosso mi sono sparite. Cioè, eh sì, sono giù. Cioè, quelle che non avevo posso utilizzare, ma quelle che avevo addosso sono giù nel dungeon. Quindi devo tipo tornare fin laggiù. Ah, ok, ma ricomincio qua. Dai. No, 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 non volevo scrollare così tanto, mannaggia. Ok, qua è quasi tutto fatto, no? Dovrei trovare tutto abbastanza easy. Ero morto di veleno là. Però adesso che livello sono? Sono sempre. Sono rimasto tutto uguale. Ok, perché il deck shuffle, cosa mi dice? Equipaggio una carta in uno slot per 10 volte. Vabbè, ma ok, ma ho riequipaggiato quelle che avevo già in precedenza. Adesso questo mi salta addosso. Infatti. Completista, cosa vuol dire completista? Volete 5 livelli del dungeon, va bene. E niente, facciamo che andare all'uscita. Vabbè, ci saltiamo tutto San Baradan qua per tutta la camminata. Allora, Plowing Corpse, Flying Wild Dog, Skeleton Archer e Gargoyle. Qua cosa che avevamo? Shielded Archers, Skeleselker, che era quella Baradan, quel mega boss. Va bene. Andiamo. Ma cos'è tutto sto casino? Datemi sti cuori. Porca miseria, tutto sto veleno. Non mi piace il veleno, non mi piacciono gli effetti. Aia, chi è? Ma da dove? Ma cos'è sta storia? Fatemi riprendere i cuori. Mannaggia, che danno. Cos'è sta roba? Shield di livello 1. Chance to block incoming missiles. Ok, molto carino. E coccoloso. Se possibile, vorrei uccidere questo prima che il gargoyle mi salti addosso. Una miseria, quello là. Ma spawnano sempre tutti sti schifosi? Ah, ma è la Bloody Armor che mi fa. Ah, mi fa riapparire i cuoricini. Dammi un po' di vita, per please. Niente. C'era solo una ricarica in quello. Oddio, chi è? Evil Witch, non mi piacciono le stelle, mai piaciute. Stregoni malvagi. No, non andare troppo in giù, che arriva poi il gargoyle addosso.
Dove è andato? Ah, qua. No, chi è il capo è bruttissimo, chi è il boss al massimo, 5 boss, va bene. È bruttissima la traduzione in italiano così, posso dirlo. Burning Axe, enchants your attack with fire elements. Ok. Che non è male, devo dire. Lo sapevo. Smelly fingers, dita puzzolenti. Raccogli 10 cacche. Ma era una cacca, erano escrementi quella roba. Ma che schifezza, ma dico io. Oh, io raccolgo tutto quello che c'è per terra. Ma no, si è riempita di nuovo la fontana. Era questa quella che ho usato prima, sì? No, c'è ancora. Ci sono 12 gold. Dove li ho lasciati questi 12 gold? Non qua. Vedete dove abbiamo la pozza? Ah, eccoli. Ok. Very good. Oddio. C'è parecchia gente qua sotto. C'è anche un qualcosa di brutto. Tipo un prete sacrilego, che so io. Break the skill of selected monster. Ah, ok. Oh, sono salito di livello. Dio grazie. Saremo di vita sto giro. Sì. Cos'è? Rimedio. Ok. Ora vorrei solo non morire per mano di questi sciocchi gargoyle. Ma ecco, niente. Ma c'è una strategia contro questi gargoyle che mi permetta di sopravvivere, tipo? Sopravvissuto maestro, perché oddio, ridatemi i miei cuori, mannaggia voi. Ok, scusate, cosa, 100 zombie, va bene. E si è di nuovo riempita la fontanella di luna. No, quella non era la fontanella. Niente, dove dobbiamo andare? Mi sono già perso qua. Cosa mi ha dato? Cosa? Ah, un altro remedy, ok. Ok, qua sotto dobbiamo ancora andare, mi sa, eh.
Oh my god, cos'è sta roba? Vabbè, not bad, me ne spawnati vicino, che non è male. Alla fine. Ma forse devo cliccare là per interrompere tutto quel veleno. New gossip in town, ok. Ecco, ok. Ah, devo prendere uno dei cuoricini per ripigliarmi dal veleno, sembra, eh. Ci farò più attenzione di sicuro d'ora in poi. Ok, finito tutto, level clear. Posso cliccare sulle scale per andarmene per sempre. E noi ce ne andiamo. E mi sa che torniamo in città perché... Yes! Possiamo scendere sotto. Oh, sono beginner. Ma mi manca ancora parecchio per il prossimo avatar. Ok, rank 1 beginner, va bene. Papà è una valangata di achievement, ok. Visit the healer, visit the barmaid to purchase, ok. Unlock next card slot. Visitiamo la città. Ok, dopo potremo fare delle partite anche con i nuovi personaggi. Ah! Mi ha recuperato la vita, che bello. Watching the clouds and guessing our future from their shapes. We saw many strange things, but I never suspected what fate had in store for us. Running an inn isn't that bad. At least, it wasn't until the dark rituals. Now, everyone's afraid of being eaten by some nasty creature. Some people even ponder suicide. I bet. And just look at our garden. We used to grow all sorts of vegetables and herbs, but now, the soil is poisoned with dark magic, and demons trample everything with their hooves. Ah, but complaining doesn't make anything better. I still get a lot of help from the sage. He may be cranky at times, but he has always treated me like a daughter. Then there's the fortune teller. She's a fascinating woman, and I'm very lucky to learn from her. And now you're back. Ok, quindi insomma passare dal saggio ci fa... Strikes you down in the dungeons. It takes a lot of my effort to deliver your soul from the clutches of darkness. Death always takes its toll, so any equipped cards remain at your grave and so will grant you no aid until you retrieve them. Also, some ingredients collected in the arcane cauldron perish as spells and elixir are mere tricks in the light of the divine. Some things cannot be explained, they must be believed. Many scholars devoted their lives of prayer, hoping for illumination and understanding of the nature of the soul, but very few succeeded. In the scriptures, they usually compared spiritual links to threads of yarn being cut and souls to little pots being broken. Then again, holy men are not very skilled when it comes to similes, as their virtue stems from other qualities. Ok, niente, vorrei vedere se si può equipaggiare qualcosa di più interessante, tipo togliere l'amuletto e metterlo per tanti per cento di bloccare qualcosa, un attacco extra.
può attaccare fuoco, può dar fuoco, ma non ho... Sì, 7 ne ho. Ma questo non sarebbe male comunque. Posso provarla questa Shadow Sword. Proviamo a equipaggiarla, vedere un po' cosa ci cambia il discorso. Posso sbloccare un altro slot carta. Ma non ora, tanto non ho bisogno di niente. Dove sono i miei soldi? Ah, là, 7000 e passa. How can I help you? Oh, I can see your future is very grim. Upgrade card, cosa posso upgradare? Posso upgradare solo health potion, perché di rune non ne ho abbastanza. Va bene. Niente, io direi che possiamo salutarci qui, ragazzi. È stato un piacere condividere con voi nuovamente questa partita a Book of Demons. Il gioco è davvero molto carino. Abbiamo sperimentato la nostra prima morte, vediamo un po' quanto ci vorrà per arrivare fino alle profondità più profonde del nostro gioco. Perché noi siamo arrivati qua a Gautr, qua a il cuoco, l'antipapa e poi c'è l'arcidemone. Che insomma, noi siamo ancora al 13% di tutta sta roba qua. Va bene, niente, detto questo, ciao a tutti e buona serata. Oh, buona giornata.